the middle of a hurricane. Everywhere you go, everything you do, everybody knows something's different about you. Cause baby it shows the little things you do. You are my obsession. Every word you say, little or too much. Every little way that you move is enough to put on display that everything you touch. You need heaven pressure. Sheets still trace the shape of your silhouette long after you've already left the bed. The way you look, even the sheets can't forget. You keep me calm, babe, but you still make my hands shake. Keep me grounded, but rock me like an earthquake. The way you move me, baby, it can't be explained. Everywhere you go, everything you do, everybody knows something's different about you. Cause baby, it shows in little things you do. You are my obsession. Every word you say, little or too much. Every little way that you move is enough to put on display that everything you touch. You need heaven pressure. If I'm a crater, baby, you're a meteor. If I'm a forest, baby, you're a firestorm. Everything in your wake somehow's reborn. If you're a footstep, that makes me the sand beneath. I'll change for you, cause baby, you impact me. Everything you touch surely changes for. Sognare si può, buongiorno, anzi buon pomeriggio perché è pomeriggio e noi siamo arrivati con la nostra diretta sorpresa con la nostra Laura Mosca che passava di qua. Ha beccato pure un po' di traffico stasera. Molto, traffico. Mi dispiace moltissimo, mi dispiace moltissimo. A Corso Regina lo sappiamo, sì, che da una certa ora in poi dobbiamo farci attenzione perché diventa terribile, come dicono i romani. Una deviazione verso i vanaposti. Dopo, tra un appuntamento e l'altro, e ho pensato, ma una ventina di minuti la raggiungo, e alla fine sono rimasta qui e l'appuntamento l'ho annullato. Intanto io, tu sai, ti ringrazio sempre tantissimo perché per me è una gioia averti qua. Anche per me, lo sai. Sempre, sempre, lo sai. Sempre. La mia din dei sorrisi. E però oggi, siccome Laura Mosca, Visual Mode, corsi di visual merchandising, ne abbiamo già parlato, tu sei un artista prima di tutto, perché insomma abbiamo parlato della mostra che hai fatto col MIT di Guido Folco e non solo, sempre con lui sei andata a finire niente e po' di meno che a Roma. Sì, a Roma, eh? Sì.
oltre che qui in centro di Roma, all'entrata, sullo scalone principale dell'entrata del chi c'è? All'ingresso. Laura Mosca, che tra l'altro suona il mio quadro interattivo. Esatto, sì. Perché quel quadro lì è un quadro che suona. Il mio quadro interattivo, una chitarra che con un pulsante che, sì, che io adoro andare a ritirare, presumo che le pile siano andate. Se sì, tutti fanno come esatto, me, e cioè che quando ci passano vicino non possono fare a meno di sgnaccare il bottone ed ascoltare la musica. Sgnaccare la parola. No, ma questo perché insomma ti incuriosisce, no? Questo fatto che un quadro poi suoni. Tu ci provi, no, dice, ma, vediamo. Questa cosa è nata poi dei quadri interattivi, è nata soltanto perché anni fa, nel 2009, ho creato questa collezione di opere dal nome Mute Forme. Sì, Mutae Forme, perché comunque erano forme mute e che mutano. Il gioco era quello, sì, no? Sì. Questi assemblaggi materici che facevo, eccetera, erano comunque un cambiare forma agli oggetti che in realtà poi si trovano tutti i giorni, cioè dalle ruote di bicicletta, esatto, esatto, alle chitarre, come dire, non più utilizzate, e chi più c'è ne ha anche più ne questo, metto, anche questo... le scarpe volendo ho inserito sì, nei miei quadri. Per esempio, un'altra cosa che io amo molto nei tuoi quadri è anche, per esempio, uno degli ultimi, i visi che tu ci inserisci. I visi, questi, sì, queste, i volti. Li ho inseriti un po' più nell'ultimo periodo. Poi, tengono compagnia, mi piacciono particolarmente. Sì, e poi quello che mi piacciono sono i colori della Laura Mosca, soprattutto devo dire questi. Ho cambiato un po' l'ultimo, esatto, sul blu e rosso. Una volta tenevo delle tinte molto più smorzate, sì, e deve essere proprio la questione del periodo, della... Vabbè, del colore diverso, diciamo, gli artisti fanno così, no? Hanno le loro, i loro periodi, sì, vissuti in un determinato modo, e quindi il colore esce fuori da solo, devo dire. Questo rosso credo che non l'abbandonerò perché mi dà la carica, è una cosa per rosso... di solito i quadri sono uno sfogo emotivo, e quindi questo rosso ti dà la carica, sì, dà, e c'è anche questo blu che io trovo bellissimo, il blu che Klein, tu, esatto, che tu ci il blu spesso Klein, se, sì, diciamo, sì, fai, sì, questo connubio. Però, io lo amo particolarmente, partendo, dicevo, da questa cosa che all'inizio si chiamavano mute forme. Queste forme mute col passare degli anni poi non mi sono più piaciute particolarmente, erano, dice, troppo mute. Le facciamo parlare. Esatto. E da lì sono nate le opere interattive, sì, e un po' luminose e un po'... con qualche suono particolare, vero, qualche, vero, non io soltanto musica, insomma, amavo già ciascuno il suo, quelle precedenti, ma devo dire che queste piene di colore mi trovano proprio, cioè non posso starci lontano, e poi adesso che è cominciato a metterci pulsanti da qualche anno, sì, non mi sono posso... divertenti per le persone, sono divertenti, sì, sì, no, infatti. Senti, perdonami un secondo, voglio salutare intanto la nostra Cinzia Campigotto, che ti fa i complimenti, Cinzia, ciao, che ci augura buon pomeriggio. Poi voglio assolutamente salutare Doriano Missora. Doriano di Giara, sì, è arrivato. Un collega, sì, vetrinista. Assolutamente, ci tengo, maestro, a salutare. Maestro Doriano Missora. Sì, sì, sì. Tra l'altro, a proposito di mutazione, ha scritto mutazione astrale pittorica. Certo. Tutto per certo, te. Esatto. C'è scritto vi ascolto, però appunto ti ha dato, ecco, questo là. Tutto per la Laura Mosca. Anche Doriano è molto come dire, estroso, no? Lui è, ah, sì, è un personaggio, è pieno di estro, è un, sì, personaggio, sì, ed è, per quello è molto simpatico. Ti stupisce sempre con effetti speciali. Con effetti speciali, esatto, esatto. Infatti. Senti, dopo aver fatto questa, secondo me, parentesi che ci
serviva, perché era importante ricordare questa cosa, proprio perché sono venuta a vederti, insomma, a vedere l'inaugurazione. Certo, poi nasco come pittrice, poi naturalmente ho delle altre attività. Ho altre attività, diciamo sempre che i pittori diventano famosi quando sono morti, lo dico sempre, quindi per 30 anni ho, per forza di cose, quello che era più vicino a ciò che mi piaceva fare era la vetrinistica, perché comprende anche tutta una serie di allestimenti scenografici, di creazioni, che sono molto vicine, insomma, a quello che io faccio già in partenza. Non siamo troppo buone, Doriano, sei veramente un personaggio. È vero, un personaggio. Sì, un personaggio, sì, sì, assolutamente. Sì. Però diciamo che io a questo giro voglio chiederti, al di là del fatto che magari facciamo un accenno ai tuoi corsi, che tu fai corsi di visual merchandising piuttosto che scenografia anche, per cui insomma storytelling, ultimamente ne fai veramente, ultimamente, non è tanto ultimamente. Abbiamo ripreso solo con quello di vetrinistica e visual. Esatto, ma per causa forza maggiore, esatto. Infatti mi sono un attimo... Nel periodo del Covid, sì. Sai come si dice, no? Prima sì, prima del Covid ne facciamo tanti. Sì, esatto. Poi dopo... mi sono ricordata la pandemia e ho detto, sì, aspetta, c'è stata la pausa. Un po' di cosa in mezzo che non... Però, quello che vorrei chiederti questa volta... che cosa intende Laura Mosca Visual Mode per work shop? Sì, è difficile da dire, workshop, shop. Io che ho la R di ramarro marrone, infatti, per esempio. Io lo chiamerei, allora, il workshop io lo chiamerei, tra virgolette, due lezioni dimostrative, che tutti sanno dire, adesso ci sono così queste parole che si adoperano anche sul web, tipo location, sì, workshop, total look, sì, sì, allora, sì. Se parliamo in italiano, guarda, io sono molto contenta, ti posso dire, sono due lezioni dimostrative, sì, che farò tra 2 settimane, questo workshop è già stato attivato altre volte. Sì, infatti per quello ti chiedevo, sì, perché sai che ogni artista... Per finire la stagione, diciamo così, poi torniamo poi a settembre. Il workshop praticamente comprende 2 lezioni dimostrative, che vuol dire che ci sarà una lezione tutta riferita alla vetrinistica e tutto ciò che è l'allestimento vetrinistico in genere, sì, e quindi farò una carrellata di presentazioni, di allestimenti, cioè praticamente c'è un metodo espositivo che accomuna un po' tutti i tipi di prodotto, e da quel metodo espositivo poi si impara a creare i gruppi merceologici in vetrina. E quindi io farò una carrellata per far vedere tutti i tipi di esposizione dei vari prodotti merceologici che abbiamo nelle nostre aule a scuola, perché noi a scuola abbiamo una sorta di qualsiasi cosa, nel senso dall'abbigliamento alla gioielleria, alla profumeria, sì, dei campioni di qualsiasi prodotto, campioni, cioè, di tutto, e anche lo so, ve lo dico perché li ho fatti praticamente abbiamo tutti, un po' di tutto per poter provare, per accontentare insomma un po' tutti quelli che si iscrivono ai nostri corsi, perché magari c'è la persona che ha il negozio di abbigliamento per bambini o la persona che lavora nell'ottica, nella sezione ottica, oppure magari vuole intraprendere proprio il lavoro del vetrinista, quindi vorrebbe vedere, certo, proprio un'esposizione globale, certo. Sì. Quindi la prima lezione è riferita a tutto ciò che è l'esposizione vetrinistica, e invece la seconda lezione, durante la seconda lezione parleremo di tutto ciò che è il soggetto scenografico, ma non solo parleremo, ma io farò delle dimostrazioni e potremo vedere insieme come proprio costruire il soggetto scenografico con materiali tipo la cartapesta, il poliuretano espanso, la resina. La resina costa, magari è un prodotto un po' più costoso, però utilizzeremo, non so, la colla a caldo, la cartapesta, sono tutti materiali comunque poveri con cui si possono realizzare dei bellissimi soggetti scenografici per vetrina e non solo. Perché poi tra l'altro, una volta preso in mano lo strumento, diciamo, una volta capito come si può utilizzare, in realtà poi si
si può sfruttare per mille altre cose, anche infatti, molti, poi molti nostri allievi si sono dilettati, sbizzarriti nel costruire magari dei regali, degli oggetti arredo per la casa. Non soltanto vetrinistica, diciamo, cioè imparano a fare delle cose che poi possono servire in diversi ambiti. Esatto, no? E poi alla fine è simpatico, ti dico, parlo come sai, proprio per esperienza sempre molto personale, cose. Perché mi piace tantissimo, ma anche perché effettivamente una volta capito, insomma, ovviamente bisogna che qualcuno ci insegni, no? come trattare anche determinati prodotti, perché cioè, faccio io, tac, diventa duro subito, cioè ti si irrigidisce, sì, no, ci sono prodotti che devi necessariamente conoscere prima di combinare qualche pasticcio di quelli, non dico irreparabili, ma insomma, voglio dire, ed è per questo che è importante capire come muoversi. Come muoversi, sì, ma poi ci sono anche altri materiali che si possono utilizzare per creare un soggetto da inserire all'interno di una vetrina, che possono essere il plexiglass, il forex, sono però tutti materiali che noi non riusciamo a lavorare tanto, ma ci occorre appoggiarci a una ditta, che magari noi facciamo la sagoma dell'alberello, del gatto, di quello che vogliamo, e poi ce la facciamo tagliare a laser dalla ditta, insomma, specializzata. Poi però ci sono anche quei materiali che tutti a volte adoperano, cioè quasi sempre la gente adopera, che sono il cartoncino e la carta crespa, che senza nulla togliere a questi tipi di materiali, perché sono materiali che da anni si utilizzano per fare anche tutte le composizioni per i bambini, per gli asili, eccetera. Ma in vetrina questo tipo di materiale è un po' riduttivo e deprezza un po' la vetrina, soprattutto perché il cartoncino tanto quanto tiene, ma la carta crespa, adesso ne parlo perché combinazione, parlavo con un'allieva che stava facendo proprio una decorazione in carta crespa da mettere in vetrina, e la carta crespa con il sole e con alcune luci delle vetrine oltretutto si sbiadisce, diventa come quell'edera che molti piazzano attorno ai ristoranti o sui muri, eccetera, che dopo un po' diventano bianche, dicono non devo bagnarla, non devi bagnarla, ma si secca uguale, cioè nel senso che diventa di quel colore beigiolino, eccetera. E poi comunque non è un materiale artistico, come dire, si possono fare con la carta crespa e il cartoncino, si possono fare, non so, giusto magari qualche oggetto da mettere in cartoleria, ma così. E quindi la carta pesta, il gesso, il poliuretano, eccetera, sono tutti materiali artistici che se noi andiamo a fare una vetrina di prestigio, sì, effettivamente magari è meglio non facciamo una figura migliore, meglio. E oltretutto se riesci a lavorarli bene, cioè capisci come lavorarli, non hai neanche una spesa così esosa, insomma, così. No, ma poi comunque secondo me ci vuole l'ingegno oltre all'arte, anche l'ingegno dell'artista. Io voglio ricordare una delle vetrine che ho visto ultimamente che mi era piaciuta tantissimo, e parliamo in centro, sono anche riuscita a fotografarla. La vetrina di Mulassà. Mi è piaciuta tantissimo. Ho tribulato un po' per fargli la foto perché non veniva come volevo io. Però era meraviglioso, no? Quindi effettivamente ci vuole mestiere e ci vuole creatività. Oggetti particolari assemblati, nel senso il gioco sta in questo, no? Anche per chi volesse intraprendere la professione del vetrinista, se tu fai qualcosa che stupisce, qualcosa di originale e che comunque spinge il prodotto che la persona del tuo cliente, quindi mette in risalto il prodotto, no? Del tuo cliente. Se fai una cosa particolare che stupisce, eccetera, poi il cliente ti richiama perché da solo non riesce a farlo. Se tu invece vai a fare un lavoretto così tanto per fare, lo può fare anche il cliente. E quindi tu non hai più niente da fare. No. Il Doriano, il maestro ci dice, Doriano Missora, lezioni a 360 gradi per informare tutti i vari tipi di merceologici e le tendenze per realizzare decorazioni come solo Laura sa fare. Grazie, Doriano. Grande regalo, grande artista. IBAN, IT.
Manderemo un regalo al maestro Doriano Missora. No, Doriano, io ti ringrazio perché è vero che lui ci segue comunque sempre e ti ammira molto. Questo l'ha detto anche in tempi non sospetti, dai. Lo sappiamo benissimo, esatto. E lui è anche una persona incredibile da questo punto di vista. Ma mi fa sorridere questo scambio. Sì, è molto simpatico. Sì. Senti un po', allora, dicevamo che in questi due giorni appunto ci sarà un concentrato ovviamente, perché essendo due giorni necessariamente dovrà essere chiaramente. Per forza, e dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, e quindi sono 5 ore e 5 ore. Scusa se rido, perché? Ma no, perché è arrivato il commento di Doriano che ha detto il regalo quando vengo a trovarvi. Ah ok, ti aspettiamo. D'accordo. Ok, no, perdonami, dicevi che necessariamente sono due giorni, sono 10 ore. Sono 10 ore, quindi il workshop va bene. Primo, per il pubblico frettoloso che non ha tanto tempo da dedicare alla formazione, certo. Quindi dice 10 ore ce la posso fare. Insomma, va bene. Non il corso che dura 6 o 7 lunedì, che è quello che stiamo facendo e che stiamo quasi ultimando. Tra l'altro ho visto le foto con le tue allieve, con le vetrine, bellissime. Si sono già dilettate nella presentazione delle loro vetrine. E non l'abbiamo fatta l'ultima lezione del corso perché abbiamo dato spazio alla lezione di storytelling, che poi c'è il prossimo lunedì. L'abbiamo lasciata, insomma, come ultima cosa faremo il corso di la lezione di storytelling con Umberto Mosca, che è docente di Ciao Umberto, che è docente di storytelling d'impresa, e dopo la lezione poi ci daremo gli attestati, ci sarà la consegna degli attestati, delle tessere. Comunque sono state molto brave, oltretutto perché tutte molto diverse. Poi è incredibile questa cosa della vetrina, come rispecchia il carattere delle persone, di ogni persona. Sì, hai ragione, me ne sono resa conto. Il carattere, sì, dalla vetrina è come un quadro, come quando uno dipinge, che si vede un po', insomma, fatto dalla persona. Rimangono un po' le caratteristiche della persona dentro al modo di infatti anche quando l'avevi fatto tu era la stessa cosa, era capitata questa cosa qua. È vero, che si ragione. Vedeva proprio il carattere della persona che l'aveva assemblata e allestita. E no, sono state molto brave, infatti abbiamo fatto questa sorta di esame. E poi lunedì prossimo ci sarà questa lezione di storytelling, dove impareranno a fare una sorta di racconto che ruota attorno al prodotto che devono vendere, ma non soltanto al prodotto, anche attorno alla propria attività, al brand, all'attività, certo. Un gioco, è una sorta di video marketing, quindi le allieve impareranno a raccontarsi tramite i video e le immagini. O a raccontare il prodotto che vogliono vendere. Senti, ma c'è ancora posto per partecipare a questo workshop? Sì, allora le iscrizioni sono ancora aperte, quindi se chi volesse partecipare può telefonare al 338 4166 987, e rispondo io personalmente. E oppure andare nel sito, se andate nel nostro sito, che è www.lauramosca.com. visualmode.it, scritto visual mode, tutto attaccato, Laura Mosca visualmode.it, e lì potete trovare anche la mia mail. Insomma, poi ci sono anche nelle news, nel menu, nelle news, poi ci sono anche tutti gli articoli che ho scritto precedentemente, certo. E ci sono i prezzi, c'è un po' di tutto, insomma. Esatto, quindi alla fine si può andare a curiosare, per andare a capire che cosa c'è in programma e quando, e soprattutto anche, insomma, capire che si può magari imparare qualcosa anche proprio per proprio diletto, no? Non necessariamente. No, qualcuno mi diceva: ma perché non fai qualche lezione di arte terapia? Per esempio, no? Perché
C'è qualche allieva che ha iniziato che era tutta pesta e poi adesso invece tutta ringallo, tutta in forma. Sembra quasi che questa cosa le abbia dato uno sfogo, una possibilità di sfogarsi. Ma ti dico la verità, che personalmente ho trovato grandissimo sollievo quando ho partecipato ai tuoi corsi, perché comunque al di là grazie. Che impari delle cose molto molto interessanti, però poter con le mani creare qualcosa effettivamente ti dà, cioè ti permette di liberare la mente, certo, e dare sfogo alla tua creatività. Sì, sì. E quindi effettivamente pensaci a noi che vogliamo, sì, che vogliamo pasticciare e creare va delle bene, cose, chissà. Adesso ti vogliamo dare per forza poi qualche spunto. No, nella vetrinistica bisogna concentrarsi un po' di più che nella scenografia, perché comunque la vetrinistica, come io dico sempre, non si può dare libero sfogo alle capacità, certo, creative, certo. Ma bisogna seguire comunque delle basi che sono fondamentali per poter proporre il prodotto di un cliente al pubblico. Ovvio, quindi certo. Non bisogna anche un po' peccare di... come dire, ego e presunzione. Esatto. Bisognerebbe parlare con il cliente, capire che cosa si aspetta, capire che tipo di negozio, che tipo di attività ha, in che zona si trova. C'è tutta una serie, uno studio da fare prima, cioè nel certo. Senso che anche a volte mi chiedono, ma quindi quando noi dobbiamo andare a fare una vetrina, come dobbiamo... Come ci poniamo? Cosa dobbiamo fare? Allora, intanto se si viene chiamati da un cliente per allestire la vetrina, bisogna sapere, cioè non è che si va il giorno, dice guardi vengo il tal giorno martedì a fare la vetrina, va bene, buongiorno, grazie, arrivederci. No, allora, vabbè, no, c'è uno studio, allora, sì, ovviamente. C'è uno studio che bisogna fare prima, bisogna andare a vedere la vetrina, prendere le misure della vetrina, capire che tipo di prodotto dobbiamo inserire, capire i colori del prodotto che dobbiamo inserire. Se la vetrina è una vetrina, dobbiamo fare, non so, una vetrina tecnica e pubblicitaria, oppure è una vetrina soggetto, quindi solo scenografica riferita alla stagione, oppure è una vetrina promozionale, no? O una vetrina seriale addirittura, perché ci sono anche le vetrine, adesso io insegno a comporre questi gruppi di vetrinistica, cioè di prodotti merceologici, perché il gruppo è fondamentale in vetrina, perché il cliente si ricordi la nostra esposizione. Però non è detto che si debba fare sempre, nel senso che ci sono anche delle vetrine cosiddette seriali che si fanno per esempio nelle vetrine dei libri, sì, o come dire, nelle vetrine promozionali, dove invece il prodotto è esposto più volte a mo' di soldatino, no? Io sì, dico sì, sempre sì. Come se fosse l'esercito dei soldati, ma magari per vendere un libro, noi lo stesso libro lo riproponiamo 10, 20, 30 volte nella certo. Stessa vetrina, ripetuto. È una sorta di lavaggio del cervello che si fa al cliente. Guarda forza. Che questo libro è bello, guarda che sì, questo libro è bello. Che questo sì. Libro è bello, glielo fai vedere 150 volte e il cliente te lo compra. Cosa però che non si può fare con una vetrina commerciale, perché una vetrina commerciale non deve spingere un unico prodotto, ma ha diversi tipi di ha una quantità più vasta di prodotti da inserire in vetrina. Certo che sì. E quindi ci sarà un altro metodo espositivo. Tutte queste cose le vediamo anche durante la prima lezione del workshop e cercherò di dire il più possibile, certo. Tutto quello che riesco a fare in 5 ore lo farò di solito. Certo. Senti un po', siccome il tempo incredibilmente vola e sempre, quindi abbiamo sempre. Un minuto solo sì. Più per chiudere, sì, volevo chiederti, allora ce ne saranno altri, ma questo quando sarà? Allora, queste due lezioni dimostrative, chiamiamole sì. Così, saranno il lunedì 13 e martedì 14 di giugno. Di giugno. Quindi sappiate che se volete insomma avere qualche sì, informazione, volete, eccetera, c'è ancora un pochino tengono, di tempo. Sì, le per... lezioni si tengono presso la Scuola Artigiani e Restauratori Maria Luisa Rossi a Torino.
che rimane dietro il cortile del Maglio a Torino, è della scuola dove si insegnano tutti gli antichi mestieri, sì, e al patrocinio dell'Associazione Vetrinisti e Visuali Europei, che mi spiace molto, ma la prossima domenica ci sarà un evento Window Display nel mondo, però lo fanno a Bologna e non a Milano. Io, per un impegno preso precedentemente, non riuscirò a partecipare, però saluto tutti i colleghi dell'associazione. Mi unisco ai tuoi saluti, assolutamente. E mi raccomando, se avete bisogno, così, se volete avere delle informazioni, ma sì, poi possono anche telefonare, anche esatto, solo a titolo informativo, esatto, potete contattare la nostra Laura, certo, Mosca, che magari vi toglie qualche dubbio e qualche curiosità. E poi vi consiglio anche, così, questo a livello assolutamente personale, ma perché ho grandissima stima di Laura come artista, di andare a vedere, no, lo sai che non è la verità, di andare anche a guardare i suoi quadri, perché sono la fine del sono mondo. Sono sparsi un po' sul web, tanto nel sito di Vetrinistica, ma mi potete trovare sì, su Instagram come Laura Mosca Arte, o anche su Facebook, insomma, sparsi qua e là. Quindi io vi consiglio di darci un'occhiata, perché è veramente molto molto bello, come diceva anche proprio il maestro Doriano Missora, diciamolo. Un saluto grandissimo. Un saluto a tutti quanti. Questa mezz'ora veramente mi è volata via come il vento. Grazie per essere stata qui. D'altronde io mi chiamo Mosca, non poteva volare via diversamente. Grazie anche per questa sorpresa, le nostre dirette sorpresa senza mai essere annunciate. Trac, arriviamo, chiacchieriamo. Sono le più belle. Sì, sono bellissime, io ti ringrazio. Grazie a te. Un saluto a tutti quanti, mi raccomando. Grazie mille. Laura Mosca. Ciao a tutti, è stato un piacere. Sognare si può. Alla prossima. Ciao.